Ciao Stefano. Ciao Claudio. Senti, una domanda. Relazione articolo 30 del decreto legislativo 81-2008, la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Sì. e la certificazione sistema di gestione a sicurezza OHSAS 18.000. Una nomina l'altra. Certo. Com'è che si relazionano le due? Allora, all'interno dell'articolo 30, dove vengono tracciati gli elementi, se vogliamo, di un sistema di gestione, viene richiamata in sede di prima applicazione la norma OCSAS 18.001 oppure le linee guida UNI-INAIL ancora in edizione del 2001. Di fatto, cosa dice il legislatore? Che l'ente, anche giuridico, viene ritenuto esente da una responsabilità amministrativa in caso di commissione di reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro se ha implementato questo sistema di gestione che appunto all'epoca della stesura del documento, quindi nel 2008, teneva in considerazione quelli che erano attualmente gli unici standard applicabili per gestire Mi la salute e sicurezza sul inserisco un lavoro. attimo, quindi Sì. protegge l'azienda, la ragione sociale dall'applicazione della 231? No, si aggiunge a quella che è l'esenzione da reati amministrativi, quindi se vogliamo demanda a una norma volontaria, l'OCSAS 18.001 o la futura ISO 45.001, nel tenere sotto controllo il sistema di gestione e quindi siccome previene, perché gestisce i rischi, previene l'occorrenza di infortuni, malattie professionali. Quindi, di fatto, se vogliamo, aiuta le organizzazioni che la sviluppano a dimostrare la conformità alla legge, in questo caso al decreto legislativo 81. Ok. Quindi, se vogliamo, ha un bel aiuto per quanto riguarda le organizzazioni che intendono gestire la salute e sicurezza sul lavoro. Perfetto, grazie mille a tutti per la pazienza. Ciao.